Allora, eccoci alla seconda parte della lezione sugli architetti tedeschi, diciamo, o comunque del movimento moderno in Germania. E andiamo a vedere Luiding Mies van der Rohe, quindi Mies van der Rohe è tutto il cognome. Allora, grandissimo architetto che nasce da una famiglia povera, lui non ha una formazione accademica. Il padre era muratore, incisore, anche lui comincia, diciamo, come artigiano manovale. Dopodiché però riesce per una serie di cose, anche perché aveva un grande talento, a inserirsi a Berlino nella cerchia degli allievi di Behrens. E lì viene in contatto soprattutto cioè si affascina, viene affascinato soprattutto dall'architettura classica. E questa ricerca dell'eleganza, dell'estetica perfetta che hanno fatto soprattutto i greci, d'accordo, per ben 3 secoli fino ad arrivare nel V secolo alla codificazione, diciamo, dell'armonia eterna, che è quella un po' del rettangolo aureo, che rappresenta una forma perfetta che non è simmetrica, ma allo stesso tempo è armoniosa, e lo stesso, cioè quindi tutta una serie di forme che, dove, ecco, si può dire forme, proprio, cioè la ricerca è stata proprio formale, estetica. E questo gusto per l'eleganza non lo abbandonerà mai. Ovviamente anche lui si inserisce nel movimento del razionalismo e quindi anche nella funzionalità. Però non si può parlare di funzionalismo come per Gropius. E anche la valenza sociale che l'architettura aveva per Gropius, e anche questa volontà di fare un'architettura che insegnasse, che facesse crescere proprio la popolazione, questo esempio che vuole sempre dare Gropius, è meno forte, diciamo, in Mies van der Rohe. Anche lui è stato preside del Bauhaus nell'ultimo periodo, quello in cui la scuola era ritornata a Berlino per essere controllata dal regime dal 30 al 33. Lavora da solo, quindi non come Gropius che ha questo aiutante Meyer, e poi Gropius era proprio per la progettazione d'insieme, per la collaborazione, per i laboratori. Qui invece lui lavora da solo ed è un lavoro ossessivo e lentissimo, che però ha garantito alle sue opere di rimanere intatte. Cioè le opere di Mies van der Rohe non si sono rovinate assolutamente. Un'altra caratteristica, proprio la nascita povera, in un ambiente comunque con risorse economiche limitate, è forse una delle spiegazioni per cui quando lui avrà una committenza, soprattutto lui aveva anche committenza privata, quindi con grande disponibilità economica, ecco, lui non rinuncerà ai materiali ricchi e di lusso, cioè nel senso una volta arrivato ad avere la possibilità di lavorare anche materiali veramente molto ricchi, molto nobili, ne farà uso. Quindi, mentre le altre architetture tenderanno molto al bianco, anche quelle che studieremo, per esempio, anche di Le Corbusier, quelle di Bruno Taut, quelle di Gropius, tenderanno spesso al bianco, che saranno architetture tutte di cemento, praticamente acciaio e vetro. Lui invece non si limiterà a questo, ma utilizzerà anche materiali tradizionali come la pietra, andando a scegliere dei marmi colorati, pregiatissimi e di altissimo livello, perché la committenza privata gli dava questa possibilità. Comunque, è anche lui comunque un attivista, cioè è convinto che l'architettura possa rivoluzionare il mondo, con questo movimento moderno si possa rivoluzionare il mondo, e quindi nel 1919 si aggrega al gruppo di novembre e guida anche la rivista G, che è una parola, ora la leggo in tedesco con il mio solito pronunce sbagliate, Gestalt. Vabbè, che vorrebbe dire forza creativa praticamente, e quindi siamo intorno agli anni 30, cioè no, 21-25, quindi no, ancora un po' prima degli anni 30. Va bene, quindi ha fatto parte insomma di queste sperimentazioni, e lui è sicuramente influenzato, quello che è anche più influenzato da De Stijl, quindi abbiamo la ricerca dell'estetica, i materiali ricchi, una cura della progettazione maniacale che rende tutto perfetto e che non si rovina niente, non si degrada nel tempo, e poi il rapporto per lui importante tra l'esterno e l'interno degli edifici e l'ambiente, la natura, è dato da soprattutto un'influenza di De Stijl e dalle controcostruzioni sperimentate da Rietveld, per cui abbiamo queste pareti che si compenetrano, sembrano scivolare, e le architetture anche in pianta, che noi vedremo di Luis van der Rohe, sono
sono architetture, cioè sono spazi fluidi dove non ci sono stanze separate, ma dove lo spazio viene via via si comprime e si dilata perché queste, proprio queste pareti sembrano muoversi, sembrano scivolare le une con le altre, d'accordo? Cioè il concetto di porta non esiste, cioè è tutto un ambiente unico, diciamo. Allora, tutti questi architetti lavoreranno insieme, quindi anche Bruno Taut, anche Gropius, anche lui, eccetera, Meyer, Behrens, eccetera, tutti praticamente hanno partecipato alla realizzazione di un quartiere che è una sorta di manifesto della nuova architettura moderna tedesca, e cioè il quartiere di Wessenhof nel 1927. Questo quartiere è creato da tutti gli architetti, ognuno si era attribuito una casa da fare, però ogni casa è un modello per poi creare cioè praticamente da lì potevi fare un intero quartiere in una città. Ed è strano vedere che alla fine sono tutti edifici molto funzionali, se ne ha detto che dovevano essere tutti bianchi, però diciamo c'è uno stile generale, un modo anche di progettare generale fa vedere che c'è un po' un'unitarietà di intenti tra i vari architetti tedeschi del movimento moderno. Va bene, andiamo avanti vedendo due opere che sono una villa privata, che è la villa Tagendat del 1929-30, diciamo, eccola qua. Villa privata di cui non ho trovato purtroppo sul libro una pianta. Ma fate conto che le piante delle ville di Mies van der Rohe, ecco, questa è un'altra pianta che ha fatto lui, questa qui, vedete? È una progettazione. Vedete, sembrano proprio delle controcostruzioni, sembrano dei quadri di Mondrian praticamente, d'accordo? Sembrano le controcostruzioni di Rietveld, quindi l'influenza di De Stijl è fortissima nel suo gusto, d'accordo? Nella sua eleganza, proprio molto simile a De Stijl. Qui ci ho fatto dei disegnini io, un po' bruttini, che però vi fanno vedere che lui lavora anche nel design, d'altronde si è stato anche al Bauhaus preside, e quindi crea, vedete, il tavolo, vedete che è tutto di cristallo con la X di metallo che è famosissimo, e la sedia a Barcellona che è fatta con gli elementi di metallo e la pelle, estremamente ricchi, ancora oggi in produzione sono elementi di design, cioè sono arredi di grande livello, non solo progettuale e funzionale, ma anche nei materiali molto ricchi, e ancora, se le volete comprare, non è che ve li regalano, ma insomma sono di pregio e cari, destinati a una clientela di un certo livello, abbiamo detto. Quindi vedete tutta la parte sociale, coinvolgiamo tutti, lui ce l'aveva meno rispetto a Gropius. Allora andiamo a vedere com'è questa architettura. Allora, qui abbiamo una foto dell'interno, vedete? Questa è la sala da pranzo, in realtà è tutto un unico grande ambiente, ma il tavolo da pranzo circolare, ovviamente con le sue sedie progettato da lui, è circondato da una parete, d'accordo, di un legno, un mogano particolare molto pregiato e raro, curva, che gira intorno a tutto il tavolo. Poi l'ambiente continua e si va poi nel salotto e negli altri ambienti. Qua c'è questa enorme vetrata che, come vedete, si affaccia su questo grande giardino e sulla natura. È una villa privata, quindi vedete poi i terrazzamenti nella parte superiore, quindi queste grandi vetrate che esterno e interno. Tutte le pareti sono non portanti in realtà e si muovono liberamente nella pianta. Uno dice: ho capito, allora chi regge il soffitto? C'è un elemento che non solo ha funzione strutturale, ma che tende anche a dare un ritmo preciso e razionale all'intero progetto. E gli elementi sono questi: è una griglia fatta di pilastri. Ovviamente non pilastri di cemento armato o di stucco, ma pilastri cruciformi di acciaio cromato, quindi un materiale estremamente ricco che gli dà la possibilità di restringere la sezione, perché per tenere con la stessa, diciamo, resistenza, se lo fai in cemento lo devi far così, se lo fai in acciaio lo devi far così. Quindi vengono questi elementi sottilissimi, con una scansione precisissima, d'accordo, della maglia, che danno tutto un ritmo a tutta la stanza, che poi, a tutto questo ambiente unico e poi a queste pareti invece libere, diciamo. Allora, vediamo l'altra sua opera importante, che è il Padiglione Barcellona. Barcellona è il padiglione tedesco di architettura, viene realizzato da lui nel 29. Allora, vediamo qui la piantina. Allora, per entrare te non puoi entrare dritto così, no, devi arrivare qui, fare 90 gradi, fai le scalinate, ti giri di nuovo a 90 gradi, poi ti giri di nuovo a 90 gradi, quindi sei obbligato a una serie di rotazioni,
continuamente nello spazio, sempre di 90 gradi, e vedete che le pareti sembrano, vanno una, diciamo, slittano le une con le altre in un ambiente che non è mai né interno né esterno. Se guardate bene, in questa parte qui, dov'è? In questa parte qui, vedete la maglia dei pilastri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono loro che sorreggono la parte della copertura. Quindi ci sono i suoi soliti pilastri cruciformi. Ok, qui vedete la parte esterna con la piscina e la statua. Questa è una parte interna dove vedete la poltrona Barcellona, che è proprio stata progettata per questo padiglione. La parete, riuscite a vedere che non è cioè è in una pietra molto pregiata. E qua si vedono comunque, ecco qua in alto si vedeva uno dei suoi pilastrini cruciformi in acciaio cromato. Va bene, devo far veloce che devo stare un quarto d'ora. Quindi, per concludere, lui va anche in America, a New York, realizza il Seagram Building e per fare un confronto con il Panam di Gropius, che aveva preso tutto lo spazio a disposizione e che è anche un po' criticato perché chiude la prospettiva con una massa molto grande, diciamo, perché lui voleva utilizzare tutti i metri quadri possibili. Invece, il nostro Mies van der Rohe rinuncia, guardate, il quartiere era tutto questo, lui rinuncia a tutta questa parte davanti per arretrare il grattacielo indietro. Guardate che a Manhattan rinunciare ai metri quadri, insomma, è un po' pazzesco. Perché? Perché così si arretra rispetto alla fila degli altri grattacieli e tu hai il posto, la piazza davanti per poterne gustare, diciamo, la composizione. È un enorme parallelepipedo che però diventa così sottilissimo, vedete? È realizzato con materiali molto pregiati. Ci sono questi metallo bronzio con anche il vetro ha questa colorazione bronzata che lo fa sembrare quasi un gioiello, luccica dorato. E poi in alto vedete come un capitello, non finisce nel nulla, ma una trattazione differente che ricorda un po' tipo il capitello di una colonna, capite? Cioè, quindi ricerca, vedete l'eleganza visiva sempre. Questo lo vediamo anche, ecco qua in basso, ma a Berlino abbiamo la galleria. Qui invece anche qui fu un po' criticato perché per la bassezza, cioè poteva farci due piani, no? Invece lui utilizza tutta la superficie e crea un edificio bassissimo con questo spazio che si dilata e all'interno c'è tutto questo percorso. Proprio perché per lui è fondamentale che ci sia un equilibrio visivo, un'eleganza sempre nelle sue creazioni. Va bene, spero che anche Mies van der Rohe vi sia piaciuto e quindi lavora anche negli Stati Uniti anche lui, come anche abbiamo visto Gropius, va bene? Però rappresentano, diciamo, gli architetti questi europei, eh? Perché poi faremo invece l'architettura organica di Frank Lloyd Wright e quella è tipicamente americana, però non la possiamo neanche considerare tanto architettura moderna. Va bene, io vi ringrazio e spero sia tutto chiaro. Se ci sono domande me le fate tramite i rappresentanti. Grazie ragazzi, studiate, mi raccomando.